Salve a tutti, sono Luigi di Non Solo Trash in diretta da casa mia. Quest'oggi vi parlerò del cortometraggio della Disney Pixar, Ciao Alberto, diretto da McKenna Harris e prodotto da Enrico Casarosa, già regista del film Luca, uscito lo scorso 18 giugno di quest'anno. Il cortometraggio è uscito oggi, 12 novembre, sulla piattaforma streaming Disney Plus per via del Disney Plus Day. Allora, non si tratta di un vero e proprio sequel di Luca, perché si tratta di una sequenza basata principalmente sul coprotagonista Alberto, che ha le prese con la convivenza con Massimo, il padre di Giulia. Essenzialmente un consolidare lo pseudo rapporto padre-figlio che c'è tra i due. Massimo, taciturno e solitario, Alberto, estroverso e maldestro. Un rapporto commovente che alla fine si consolida. L'animazione risulta essere ottima, non ha alcun calo nella qualità. Non è così scontato. Dopotutto è solamente un cortometraggio, non a caso dura solo 7 minuti. Sinceramente sono rimasto leggerissimamente deluso, deluso perché mi aspettavo di vedere qualcosa di nuovo e soprattutto in più rispetto a quello che abbiamo già visto durante lo scorrimento dei titoli di coda del film. Per chi non se ne fosse mai accorto, nei titoli di coda in teoria c'è una specie di seguito dove si vede a mo' di storyboard quello che è successo dopo la fine del film. Ci sono persino alcune scene ambientate d'inverno. Ma di che cosa mi sto a lamentare? È solo un cortometraggio, pretendevo soltanto di vedere cosa succedeva ad Alberto durante la sua permanenza a Porto Rosso. Ed effettivamente sono stato accontentato. Cosa si può volere di più? Un seguito. Un seguito che vedremo tra molto tempo, infatti, perché Casarosa ha dichiarato recentemente che vorrebbe realizzarlo in stile Genitori in trappola, film che purtroppo mi manca e che prossimamente recupererò. Comunque vedremo cosa si prospetta per il futuro. Personalmente, la butto lì, mi piacerebbe vedere come può essere cambiata l'amicizia tra il duo Luca e Alberto con l'arrivo dell'adolescenza, perché si sa, ci siamo passati tutti. Certe volte l'amicizia scompare o si dimentica, per via di altre priorità. Sarebbe interessante vedere una storia del genere, anche perché vorrei ricordare che con il fatto che loro possono tramutarsi al contatto con l'acqua li rende diversi agli occhi degli altri. Una tematica già affrontata, sì, certo, però con l'arrivo dell'adolescenza nulla è scontato. Ci si sente diversi, non accettati. Insomma, un ottimo spunto di riflessione su un probabile seguito. In conclusione, il mio voto finale è un 7. Non è che ci sia molto da dire. Posso dirvi solo che mi è piaciuto per quel che è, un puro e semplice cortometraggio basato su valori come amicizia e rapporto tra genitore e figlio. Anche se non lo è di sangue, i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa. Un rapporto toccante che sicuramente vedremo in futuro sempre più stabile. Con questo mi congedo, vi saluto e ci vediamo. Il futuro vi riserverà alcune sorprese. Ciao a tutti.